Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like e condividete questo video. Oggi tratteremo l'argomento hacking. Non vedete la mia maschera, perché la maschera la utilizzo quando il materiale che tratto proviene dal journal hacker, un po' per fare scena. In questo caso il materiale è farina del mio sacco. E, diciamo che sono passato dal linguaggio di programmazione Delphi a Python, un linguaggio molto più semplice, più versatile e diciamo più adattabile alle mie esigenze. Quindi, piuttosto che realizzare un video per ogni script che vado a realizzare, vi faccio vedere che ho realizzato un sito ad hoc dove potete andare a vedere ogni volta tutti gli aggiornamenti e script nuovi riguardanti il hacking. Adesso vado a fare solo una carrellata di questi script, ma ce ne saranno altri che dovete andare per forza sul mio sito a vederli, anche per le istruzioni lì ci sarà tutto. In più, se rimarrete a guardare questo video, vi spiegherò come è possibile utilizzare diciamo così la posta elettronica anonima, nonostante tutto che Google ha bloccato l'accesso ad app a terze parti, perché fino al 2006, se ricordo male, era possibile utilizzare app di terza provenienza per inviare posta elettronica anonima. Purtroppo da giugno 2006 Google ha bloccato tutto, e Google non è l'unica, anche Yahoo e altri operatori hanno utilizzato lo stesso sistema, solo che con Google c'è una possibilità di autorizzare le app con un sistema particolare. Seguitemi e ve lo spiegherò. Cominciamo. Quali sono quelle che fino ad oggi ho realizzato? Pensate che sono quasi 3 mesi che ho messo mano a Python e ho realizzato parecchi script. Il primo è Adam Strange, in pratica questo è un keylogger capace, per chi non lo sapesse, keylogger sono, diciamo, dei virus, ma sono dei mini programmi capaci di rubare tutte quelle informazioni digitate sulla tastiera. Qualsiasi cosa digitato sulla tastiera, qualsiasi lettera, numero, viene memorizzato e inviato via mail oppure conservato sul computer, su una pen drive, così che l'hacker possa utilizzare quelle informazioni a proprio vantaggio. O Anarchy invece è un programma che lancia una serie di apre una serie di link in modo da poter fare visualizzazioni. Nel mio caso ho realizzato un file 10 link dove Anarchy mi va ad aprire questi playlist, 10 playlist di YouTube, in modo che io possa aumentare le visualizzazioni su YouTube, in modo tutto automatico. Poi se ci saranno delle novità, ovviamente Anarchy sarà aggiornato. Bomba Umana invece non è uno script, ma piuttosto una raccolta di chiamiamolo virus, che sono dei zip bomb. In pratica un piccolo file che apre e simula un zip all'interno sull'hard disk, riempiendo l'hard disk e mandando così il computer in tilt. PAT invece, alias, è solo un diminutivo, qui il file si dovrebbe chiamare Dottor Fate, è uno script dedicato interamente alla posta elettronica. Quindi si possono inviare posta elettronica anonima, analisi del sorgente della posta elettronica per capire se un'email è vero o falsa. In più è possibile, sempre con Fate, poter utilizzare delle email, indirizzi email temporanei, in modo da poter fare delle registrazioni su alcuni siti senza essere bombardati da spam. Overwatch è la chicca, cioè il miglior script tra questi qua, perché è una vera e propria suite di circa 11 applicazioni per fare un'analisi, un attacco dei siti web. Ovviamente io questi programmi non li ho mai utilizzati a scopi criminali, ma solo per scopi didattici, però ognuno è responsabile delle proprie azioni. Quindi se andrete ad utilizzare questi script per fare le azioni illegali, questi sono fatti vostri e non fatti miei. Io li sto realizzando solo per
imparare in modo migliore Python, perché se non c'ho nulla su cui fare pratica è un po' difficile cercare di capire la logica di Python. Zalika invece è uno script molto piccolo dedicato unicamente solo per l'invio degli SMS anonimi e funziona. Quindi è possibile inviare un suo messaggio anonimo gratis, già ho fatto un video dedicato su Zalika, e poi c'è la possibilità di comprare dei pacchetti e inviare SMS anonimi ovviamente a pagamenti. Il vantaggio è quello di poter inviare messaggi e non essere scoperto, però anche qui, anche questo qui viaggia sul limite della legalità, quindi attenzione quando lo utilizzate. In più Zalika può fare un'analisi di un numero di telefonino così da verificare se il numero di telefono è reale o è fittizio. Detto questo, chiudo. Questi programmi, se vedete, hanno dei nomi un po' particolari perché sono dedicati al mondo della DC. Sono appassionato di fumetti e mi piacciono la DC. La Marvel non mi piace, tra virgolette, non mi piace, quindi preferisco la DC. Adesso passiamo a... vi faccio vedere in genere soltanto una parte del codice, il resto non ve lo spiego. Interessante, ci ho impiegato un po' di tempo per trovare questa idea geniale, adesso vi faccio vedere. Allora, come ambiente di sviluppo io uso PChart, che è possibile scaricarlo in due versioni differenti. Una gratis, però ha delle limitazioni. Le limitazioni riguardano allo sviluppo di programmi per il web e poi non mi ricordo cosa. E poi questo qui, che lo potete utilizzare interamente solo per la programmazione diretta per Python. Preferisco questo qui piuttosto che Visual Code Studio, perché Visual Code Studio ha cominciato a darmi dei problemi quando lanciavo ogni volta i codici, a volte non riusciva a lanciare l'ambiente virtuale. Invece questo qua posso creare un ambiente virtuale in automatico e con la versione di Python che preferisco. Vabbè, attualmente io sto girando con Python 3.12 e sinceramente non vedo la necessità di utilizzare un ambiente virtuale, in quanto le librerie che sto utilizzando sono tutte compatibili con i miei progetti. La cosa carina che vi faccio vedere è che di solito per importare librerie si usa la riga di comando pip seguita da questo file che è requirement.txt, dove sono memorizzate tutte le librerie utilizzate per il progetto. E sinceramente mi scoccia sempre utilizzare le righe di comando. Allora, all'interno del mio codice ho inserito questa funzione qui, questa qua che arriva fino a qui, ok. Quindi con il tree lui va a verificare se le librerie esistono. Se queste librerie non esiste, quindi lui attiva la modalità di installazione automatica delle librerie. Quindi non ho più la necessità di utilizzare pip per installare le librerie utilizzate per il mio progetto. In questo modo mi sono semplificato. In più, nel mio script ho fatto girare esternamente i moduli. Prima, in pratica, avevo un unico script con tutto il codice. Invece, vedete, in questo caso, in via SMS anonimo a pagamento, segue un modulo esterno. Questo qui principale si chiama main e poi segue il modulo info e messaggi. In questo modo ho la possibilità sott'occhio di poter migliorare il mio codice più facilmente senza andare giù e su cercando qual è la parte che mi interessa. È tutto un discorso più estetico, avere tutto sotto il controllo visivo a me mi semplifica di tanto lo sviluppo. Specialmente il fatto che io sono un DSA, quindi ho bisogno di avere una, diciamo così, una visione più completa di quello che ho tra le mani. Mentre con Delphi per me era più facile, perché con Delphi si utilizzava un altro sistema in cui, essendo più grafico che DOS, diciamo così, più grafico, quindi per me era più facile programmare con Delphi. Però purtroppo Delphi ha una vita breve, in quanto si parla molto che in futuro non sarà neanche più utilizzato. Quindi l'unica alternativa futuro della programmazione vedo che è più è Python. Ok, detto questo, adesso vi spiego praticamente come bypassare il problema dell'utilizzo
delle app secondarie, terze parti con Google. Allora mi trovo in questo profilo dove ho creato un indirizzo email fittizia, che poi dopo questo video andrò a cancellare. Praticamente questa cosa l'ho fatta il 28 di novembre, adesso stiamo a dicembre, ovviamente il video sarà pubblicato più in là e non è importante. Allora, queste sono le attività recenti che ho fatto. Noi dobbiamo andare come accedi a Google. Dopo che abbiamo effettuato la verifica in due passaggi, infatti avete visto qua anche qui 28 novembre è stata attivata, clicchiamo su verifica in due passaggi. Qui si apre un'altra lista dove posso effettuare diverse scelte dopo aver fatto la verifica in due passaggi, come i codici di backup, richieste da Google, eccetera, eccetera. Non ci interessa app di autentificazione. Quindi usa l'app di autentificazione per ricevere codici verifiche senza costi, ma a noi questo non ci interessa. Era... ecco qui, qui in giù. Password per le app. Password per le app, qui già ne ho una abilitata. Quindi andiamo avanti. Infatti qua potete vedere che qui c'è scritto dottor Fato, perché l'ho ho utilizzato un'app, una password dedicata per la mia applicazione. Qui ci chiede come vogliamo chiamare questa nuova password che andremo a utilizzare per il nostro, la nostra applicazione. Quindi non è proprio importante, però giusto per ricordarci questa password dove la stiamo a inserire, dovremo comunque farlo per avere un'idea, che poi se un domani avremo più applicazioni con cui andremo a utilizzare, non vi consiglio di usare la stessa password per tutto, perché in questo modo vi create una tracciabilità e potete capire se qualcun altro anche sta utilizzando i vostri dati. Quindi facciamo un nome così, vediamo, prova, ecco qui, crea, ecco qui, qui mi sta dando la password da utilizzare per questa applicazione che ho chiamato prova. Questa password ovviamente la dovete copiare e salvarvela da qualche parte, perché questa password è unica. Quindi in effetti se io clicco qua sopra, purtroppo la password non la posso più recuperare, quella che avete visto a monitor. Se l'ho salvata, bene, se non l'ho potuto salvare non ci posso fare niente. L'unica soluzione è cancellare e ricreare di nuovo l'applicazione con una nuova password, perché ogni password sarà dedicata interamente a quella applicazione. E chiudo, che non ci serve più. Ok, abbiamo parlato, lì ho chiuso, ok, abbiamo chiuso il discorso di come applicare quella password. Poi se avete bisogno di capire meglio il discorso, magari forse farò un video, ma io penso che sia troppo semplice, quindi sarebbe anche inutile realizzare un video solo per spiegarvi di nuovo come fare sta cosa. Dove andare a prendere, dove consultare i, diciamo così, la lista di tutti i miei programmi che andrò a pubblicare. Allora io ho un profilo su GitHub con il mio nickname, potete trovare anche lì, però purtroppo vedo che GitHub non è sempre facile da gestire, perché se carico un file lo voglio cancellare, non lo posso cancellare in modo del tutto semplice come si farebbe con il computer quando si va a cancellare un file. E cancellare un file su GitHub dovrei cancellare l'intera cartella e rifare di nuovo tutto il progetto da capo. Quindi su GitHub andrò a pubblicare solo un readme nei prossimi progetti, ma tutto andrà postato sul mio sito. Il sito è questo qui, lo troverete anche in descrizione. Questo sito è stato realizzato con un'applicazione dedicata a pagamento, ovviamente, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Immagini e testo mi sono fatto aiutare da Bing IA della Microsoft, e devo dire che è venuto un sito davvero piacevole. Almeno quello che mi riguarda, a me, era da anni che cercavo di realizzare qualcosa del genere. Allora, la sezione che interessa a voi è questa qui, la trovate qui in alto, è Hacking, e qui trovate, a parte queste belle locandine, una lista di delle applicazioni che ho realizzato fino ad oggi che riguardano l'hacking. Allora, cominciamo dall'alto. Questo qui, Bass Master, è un programma per la stenografia, quindi nascondere programma, applicazione dentro un'immagine. Questo qui non è realizzato in Python, ma bensì con i BAT, quindi con riga di comando, convertito in EXE, quindi da poter utilizzare direttamente su Windows. Ma ho visto che è possibile utilizzare
la stessa tecnologia, lo stesso sistema anche con Python, e vedrete che più avanti forse andrò a utilizzare, non so se quest'anno o l'anno prossimo, a pubblicare una versione più potente di questo sistema. E qui sono riportati i programmi di cui io ho parlato prima, Zalika, Dottor Fato, con il numero della versione, la lista di quelle che può fare. Vedete qui ci sono 11 Overwatch, 11, io li, allora vi ho detto 11, qua sono segnati 10 perché devo ancora aggiornare l'undicesima funzione che fa Overclock Anarchy, Bomba Umana e via dicendo. Ovviamente sono divisi con Windows, che può essere lanciato direttamente con Windows, con Python, quindi dovete installare l'interprete, e dice SPAC AT85, che è un'applicazione, scusatemi, un gadget, un hardware di Arduino, mettiamoci sotto Arduino, con cui gli hacker possono fare davvero delle cose incredibili. Io qua ne ho creato una chiavetta con una stampante 3D a filamento, ma penso che ne realizzerò un altro, questo lo regalo, con la tecnologia, aspettatemi più il nome, a resina. E non so quando dovrebbe arrivare una stampante, che lì farò altri progetti e poi vi posterò tutto su YouTube. Ecco qua, questa è la lista, si firma qui Adam Strange, il primo file di cui vi parlavo, e c'è una versione unica, cioè anche se lo aggiorno non gli darò una versione, perché sarebbe inutile scrivere la versione, perché tanto non la vedrete, perché i keylogger non si devono vedere, sarebbe tutto inutile. Ok, poi qua seguo tutto da una serie di file che è possibile caricare su questa chiavetta qui, e far fare delle operazioni al computer senza che l'utente se ne possa accorgere. E su questo ho fatto un video, quindi andate su YouTube e potete vedere questo. Poi potete, se siete appassionati di elettronica, animale, scienze e altro, potete vedere anche le altre sezioni. Quindi a questo punto penso che ci siamo detti tutto. Io vi lascio. Vi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete il video. Quindi, anche ripeto, non andrò a fare altri video dove vi spiego questa applicazione, a meno che non creo uno script così particolare da poter essere fatto un video dove devo dare delle spiegazioni come farlo funzionare. Tutto il resto sono tutti script intuitivi. Dovete avere la minima dimestichezza nel campo dell'hacking, le minime conoscenze per farli funzionare. Ovviamente ci vuole una conoscenza, non dico di base, no, di base. Basterebbe anche una conoscenza di base dell'informatica e della rete e poterli utilizzare. Se siete a digiuno, e per non usare le espressioni ignoranti, non vi li consiglio. Quindi fate proprio una cultura e poi potete utilizzare questi script. Invece per il linguaggio Python, ovviamente, potete utilizzare i miei script per cercare di capire il linguaggio come funziona. Io mi sono comprato anche, vedete, aspettate, riesco a prenderla qua sotto, che non l'avevo organizzato, ecco qua, sono comprato questo bel libro qui, ve lo consiglio, Programmare con Python, che spiega tutte le basi, tutto proprio l'ABC, proprio per chi è alle prime armi e per chi già ha esperienza della programmazione. E ripeto, è facilissimo Python, bisogna soltanto avere un'idea da sviluppare per poter utilizzare e imparare Python. Ok, vi lascio a voi una buona giornata, un proseguimento.